prima e l'ultima della giornata. Intanto ringrazio tutti quelli che sono intervenuti prima, comunque ognuno a suo modo ha toccato degli aspetti e approfonditi. Mi riesco a quello che diceva anche prima Lorena, cioè la fortuna di partecipare a questi incontri, a questi momenti di condivisione, che è un qualcosa di più che viene regalato rispetto a quello che può essere la normale attività lavorativa. Quello che diceva anche prima Lorena è il lavoro indispensabile e va sicuramente, io sono convinto, vissuto in una maniera che deve andare anche al di là del semplice compito che ognuno di noi deve svolgere. La stessa cosa secondo me va fatta qua a livello sindacale, con una fortuna in più, perché comunque il sindacato si pone degli obiettivi che purtroppo a volte nell'ambito lavorativo le aziende, le banche non si pongono, ma quello è un problema di povertà dell'attuale visione del mondo del lavoro, come ha detto anche qualcuno che collega prima, che diciamo che le imprese oggi, le banche oggi non guardano il futuro. E quindi diciamo questo spirito che Lorena prima ha ben descritto è uno spirito che a mio avviso forse è morto o sta per morire dentro le imprese, dentro le banche. Ma è uno spirito che non deve essere solo del sindacato, e il sindacato non è il bene che si contrappone alle aziende che invece purtroppo guardano solo all'oggi. È uno spirito che nel sindacato è rimasto vivo, che però deve permeare tutta la società, tutte le aziende, tutti i soggetti politici, economici che ci sono nel paese. È uno spirito che, come diceva bene Primo Vidi, cioè ci vuole un nuovo umanesimo, è questo. Cioè questo spirito deve tornare a vivere in tutte le realtà economiche, sociali, politiche del nostro paese. Allora, va bene e sono d'accordo che la CISL in questo momento sta mantenendo vivo questo fuoco. È un fuoco. Perché è un fuoco? Perché guarda al di là dell'individuo. In maniera razionale, emotiva, passionale, con le proprie idee, con lo spazio dato a tutti quelli che vogliono partecipare, quindi è partecipazione, e mantiene vivo questo spirito che guarda un interesse che diciamo così, travalica quello prettamente personale, individuale, egoistico, eccetera, eccetera, di cui la nostra società è infarcita, ci ha infarcito di anni, per anni, con questo individualismo sfrenato che vediamo dentro le nostre aziende, che vediamo nei manager, che sono la massima espressione, purtroppo negativa in questo momento, di questa mentalità. Una mentalità per cui ci si fa le scarpe, per cui l'importante è guardare il proprio orizzonte, che sicuramente può essere breve, rispetto a un'azienda sicuramente breve, e quindi uno sfrenato individualismo in questa direzione, no? Quindi poi l'economia andava bene, l'economia continuava a macinare utili su utili su utili, e sembrava che questa ruota non dovesse mai arrestarsi, e quindi nessuno, diciamo, sì, magari c'erano delle voci critiche, ma poi alla fine tutti si è fatti prendere a questa ruota. Una ruota che poi a livello, nel momento in cui c'è stata la crisi, e adesso c'è la crisi forte, rischia, secondo me, questa mentalità, se viene ad essere cambiata, a portare allo scontro. Cioè ci si arrabbia l'un l'altro, ci si battibecca l'un l'altro. Quindi il sindacato, soprattutto la CISL, in questo momento invece cerca di comporre gli interessi, di portare avanti dei risultati che appunto seguono come stella polare, interessi dei lavoratori, interessi generali, futuro, e in questo momento i giovani, perché sono, diciamo, quelli che patiscono di più le tue difficoltà. Quindi il sindacato per me, ed è, diciamo così, una delle cose che fa, rinuncia a una parte di sovranità individuale, chiede a ognuno di noi, e lo dovrà fare tutti, di rinunciare a una parte di sovranità, quello che dovrebbero fare gli stati a livello europeo, rinunciare a una parte di propria sovranità, e lo dovremmo fare ognuno di noi, o se lo deve cercare di fare, perché è metterla al servizio degli altri. Ma questo no perché siamo buoni, no? perché questa è la vita. Questo facciamo, chi ha famiglia lo sa bene, questo è quello che si fa in famiglia. Si antepongono gli interessi di altri rispetto ai propri.
e si fa un lavoro di questo genere, che è un lavoro per il futuro. I figli sono il futuro. Questo è un lavoro di costruzione per il futuro. Rinunciare a una parte per un qualcosa di più grande. Allora, se non si fa questo scatto, non ci sarà futuro. Il futuro deve passare attraverso una rinuncia, secondo me. Una rinuncia in una prospettiva più grande. Quindi il sindacato, secondo me, deve ancora fare delle rinunce, deve ancora di più seguire questo interesse generale, ancora di più mettere a disposizione il proprio tempo, il tempo a disposizione degli altri, come ha detto prima bene che il segretario generale della lettura, no? Che diceva a tutti noi, mettiamo a disposizione un po' di tempo per gli altri. Questo secondo me è stato anche ben interpretato da Francesco Gazzola quando dice parliamoci di più, quando dice facciamo iniziative confederali, cominciamo un po' a uscire anche dai limiti delle categorie, no? Quando è possibile, poi è chiaro, è difficile, sono impegni, sono tante cose, però cerchiamo di fare questo. E volevo concludere, proprio due minuti ancora, per entrare nel merito delle banche, no? Anche sentito dire oggi è il discorso del denaro che si autoriproduce, il discorso dell'economia reale che ormai non viene più perseguito dalle banche, eccetera. Il problema lì è sempre un po' il discorso dei capitali, no? Chi investe purtroppo vuole avere un ritorno eventuale a breve e se possibile sostanzioso. Per avere questo nelle banche in questo momento si sta tenendo sui costi, perché la mentalità è quella, si investe in tecnologia, quindi la mentalità è quella come è venuto fuori bene prima, no? La tecnologia sostituisce l'uomo, è una bella cosa, insomma. Cioè se perché ha tanti costi. E quindi si va sempre verso questo orizzonte. Allora io porto un attimo anche un po' la mia esperienza di quella di lavoro che faccio in fondazione. Le fondazioni sono azioniste delle banche, non sempre così apprezzate, c'è il caso di Montepaschi di Siena, però lì io devo dire molto onestamente quello è un caso limite, perché è andato al di là della legge. La legge poneva dei limiti, cioè quello di dismettere la partecipazione maggioritaria nelle banche di riferimento, Rete Ciampi, solo che Montepaschi non l'ha fatto, cioè il 49% di ordinari, una paccata di privilegiate. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è l'autorità di vigilanza nei confronti delle fondazioni, ha sempre detto che andava bene, fin tanto che chi eleggeva negli organi della fondazione erano alla fine province, comuni e regioni in larghissima maggioranza, e quindi c'era una connessione diretta politica totalmente di sinistra, purtroppo bisogna dirlo, banca e fondazione e banca. E quindi è saltato, ma è saltato perché non sono state rispettate le regole, questo sia chiaro. Io sono lavoro alla Fondazione Cassese Spagnolo di Cuneo, devo dire che con tutte le problematiche che ci sono, con tutte le difficoltà, tutto sommato è una fondazione sana che investe nella banca. Le fondazioni perseguono l'interesse generale e quindi anche se vogliono avere dei dividendi come tutti quanti, come giusto che sia, però comunque cominciano a instillare un po' il dubbio all'interno dell'azionariato per creare e prospettare un progetto un po' più di ampio respiro. Quindi purtroppo cioè, nelle banche e comunque nella società tutto questo potrà cambiare se ci sarà forse una rivoluzione che ci ha bene visto prima un nuovo umanesimo, perché poi le pensano le persone che cambiano le cose. E quindi ci vorrà un cambiamento culturale per cui chi investe tanto o poco investirà con uno spirito diverso e si attenderà dal proprio investimento e dalla propria vita un qualcosa di diverso rispetto a quello che stiamo purtroppo vedendo più giorno. Insomma. E quindi chiuderei così ringraziandovi per gli interventi che avete fatto e... Yeah.